E siamo alla pagina degli spettacoli. Vedete, il nostro studio si è trasformato alle nostre spalle una locandina di uno spettacolo che è in scena fino a domenica al Teatro Gioiello. Abbiamo il piacere di avere tre degli attori di questo cast, una commedia che scopriremo è veramente spassosissima. Lo vedete, ha riscosso un successo in tutto il mondo ed è arrivata anche a Torino. E abbiamo in studio Miriam Mesturino, Alessandro Marrapodi e Giorgio Caprile. Come vedete dalla locandina, tra l'altro, che abbiamo proiettato, io occupo un posto, quello di Simonetta Guarino, che non è in studio, mi hanno affidato questo, per cui insomma assolutamente lo difendo con grande onore, ma io non faccio parte del cast. Partirei da Miriam Mesturino, beh, la conosciamo, grandissima attrice. Miriam, ci racconti questo Toc Sì, Toc Toc è un testo che mi ha entusiasmato da subito quando l'ho letto. È estremamente divertente e mi piace perché oltre a farci divertire, contiene anche un messaggio che secondo me è bello e costruttivo per tutti. Allora, Toc Toc vede sei pazienti psichiatrici in attesa di questo grande luminare della psichiatria, che però è in ritardo per via di un volo da Londra che non decolla per la nebbia, e quindi restano i sei pazienti in attesa tra di loro. E ognuno di loro ha un disturbo ossessivo-compulsivo. Il titolo Toc Toc è il titolo della commedia francese di Laurent Baffie, che tra l'altro è in scena a Parigi da 10 anni, perché come dicevi sta avendo un successo in tutto il mondo enorme. A Madrid è in scena da 8 anni e adesso noi contiamo per i prossimi 10-15 di farlo in giro per l'Italia. E noi ce lo auguriamo, E assolutamente. Tra l'altro ti interrompo, è tutto esaurito fino a domenica, lo Toc Toc. Sì. vogliamo dire al Teatro Gioiello, ma dopo vi sveleremo che ci sono altre date, quindi c'è modo di vederlo. Abbiamo Miriam. Ecco. addirittura aggiunto una replica serale la domenica perché c'era appunto grande richiesta, si è riempita anche quella. E Toc Toc, come dicevo, è il titolo francese che sta per trouble obsessif compulsif, cioè disturbo ossessivo compulsivo. Abbiamo mantenuto il Toc Toc anche in Italia perché ci sembrava più efficace rispetto al Doc Doc, che sarebbe nel nostro caso la sigla. Ognuno di loro ha quindi questo disturbo. Per esempio, il mio personaggio, Bianca, ha l'ossessione di lavarsi continuamente le mani perché ha il terrore dei microbi, delle malattie, dei contagi. Ovviamente sono patologie che si riscontrano un po' in tutte le persone. È una delle ragioni del grande successo di questo Ci spettacolo, perché riconosciamo tutti in ci qualche modo, riconosciamo. ognuno di noi magari non lo svela, però zitto zitto si riconosce in qualche È suo chiaro che sia perché nella problemino. commedia tutto deve essere sempre un po' accentuato ed esasperato, sia perché ci sono veramente persone che questi disturbi li vivono in modo molto accentuato, tanto da provocare poi un'angoscia che rende a loro anche difficile affrontare la vita di tutti i giorni. Questo è il caso dei nostri personaggi che ce l'hanno appunto in maniera molto esasperata e accentuata. E stanno quindi in attesa di questa visita e cominciano all'inizio con un po' di diffidenza e poi fidandosi sempre di più invece l'uno dell'altro a parlare, a comunicare e a entrare nel merito del singolo Toc. Perché dicevo c'è un messaggio che ritengo importante? Perché quello che viene fuori è che nel momento in cui ci si aiuta, in cui uno si concentra nel tentativo di aiutare un altro, finalmente riesce anche a risolvere il proprio di problema o quantomeno a individuare una via per affrontarlo meglio. Alessandro, invece tu quale toc hai? Cosa combini in scena? Dunque, io il mio ruolo si chiama Primo, io sono Primo, un tassista, e il mio tic ossessivo compulsivo soffro di aritmomania. Quindi ho bisogno di contare tutto, qualsiasi cosa, dai gradini delle scale, dal numero delle piastrelle o dal numero Hai di anche volte. dei numeri particolari su cui ti Due focalizzi? numeri che mi focalizzo, due numeri che considero anche poco significativi o numeri che invece considero più significativi, quindi ho delle mie belle fisse ben precise. Non solo quello, ma anche la sindrome del collezionista. Quindi
Quindi colleziono cose inutili, e chi di voi non è mai stato colpito da questo tic ossessivo compulsivo? O conservare cose continuamente negli anni, tappi di sughero, scatole di fagioli vuote, barattoli, cose così. Tutte cose utili. Tutte cose utili. E in più contarle continuamente, ogni giorno, quanti barattoli possiedo, no? E la bellezza, come diceva Miriam, è che il pubblico stesso, quando vede questo spettacolo, si riconosce in ognuno di noi. E quindi riconosci i propri tic ossessivi, che forse hanno anche tenuto nascosti, e grazie, mi permetto di dire, grazie al nostro spettacolo, forse la sera stessa lo dichiarano al proprio compagno: ecco, io sono quello lì, no? Prendono coraggio. Sono malattie purtroppo vere, conclamate, quindi diciamo che noi ci lavoriamo, ci scherziamo, ci facciamo tante grosse risate, ma con assoluto rispetto, perché tocchiamo appunto delle malattie vere. E la fortuna di questo testo è che non solo si ride, ma fa riflettere. Certo, perché c'è, esce fuori una grande forza di gruppo, il senso di gruppo, nel senso che di fronte ad un problema, forse nel momento in cui inizi a non pensare più a te stesso, ma inizi anche a pensare ad altri, questo piccolo problema interiore viene, come dire, a nascondersi e forse a essere superato, perché ci si concentra a risolvere il problema dell'altro. Quindi c'è anche una forma di altruismo, no? Grazie a questa terapia di gruppo. E il pubblico interagisce con voi anche? Interagisce, sì, perché annuisce appunto, come dicevo, sui nostri tic ossessivi, quindi lo riconoscono. E poi c'è una corrispondenza continua. E poi si accorgono quando c'è un momento in cui noi riusciamo a superare questo nostro disturbo. Sì. Lo sottolineo, cioè senti che lo commentano. Lo commentano, sì. Ho sentito la Sara che reagisce. Sì. Sì. Intanto vediamo anche Giorgio Caprile proprio in queste immagini, in sì, scena. Io sono qui, stai Freddy. Leggendo qualcosa? Cosa combini? Sto leggendo il giornale. Intanto mentre arriva Miriam pulisce, ecco, chiaramente la stiamo vedendo che lei. La osserviamo, diciamo. Nel frattempo, però, appunto, i nostri personaggi sono già stati dichiarati al pubblico. Io sparo parolacce. Ecco. Sparo parolacce perché ho la sindrome di Tourette. È ripresa tra l'altro recentemente da un famoso film che esatto, ha proprio portato in auge questa sindrome. Esatto, esatto. E io quindi ogni tanto ne dico una, ma sono parolacce dette improvvisamente, quindi non sono volgari, non hanno... Ma le rivolgi a qualcuno oppure le lanci nell'aria? No, le lancio nell'aria, già la prima battuta è una mia parolaccia e quindi... Praticamente io sono il personaggio più anziano del gruppo e tutti quindi si meravigliano che io abbia questa particolarità, però purtroppo è un tic che chi ha la sindrome di Tourette, ci sono molti personaggi appunto che hanno anche famosi, conosciuti, che hanno questa sindrome. E il finale poi sarà un finale a sorpresa. Ci sarà un finale a sorpresa. Dovete venire, stupirà. Venite al Teatro Gioiello. Se non riuscite a venire al Gioiello, a venire al Gioiello, perché lo ripetiamo, ahimè, per fortuna, è tutto esaurito fino a domenica 26 marzo. Voi sarete al Teatro Gioiello di Torino. Ma a grande richiesta. Le repliche proseguono, ci spostiamo in Liguria per poi tornare martedì 28 marzo al Teatro Helios di Santena, sempre alle ore 21, martedì sera. E gli ultimi posti potete ancora prenotarli e anche lì c'è una grande richiesta, quindi siamo molto contenti di questo. Solo una domanda finale, Miriam, mai scoperto di avere qualche tic che non conoscevi grazie a questo spettacolo? Lo posso dire. Ma in realtà ho avuto la conferma di TOC di cui ero però a conoscenza, nel senso che io ho quella di Bianca, del mio personaggio, di lavarmi tantissimo le mani, l'ho sempre avuta. Ah, quindi sei dentro al personaggio. Adesso, in particolare, poi mi è proprio esplosa tantissimo con i figli piccoli, che tutto deve essere sterilizzato. Adesso mi si è un po' attenuata perché ho un meraviglioso cane di un anno e mezzo che si chiama Diana, e con lei ovviamente devi ridurre un po' questo, nel senso che poi ogni volta che la accarezzi poi diventa un po' difficile. E quindi ho ridimensionato un po' la cosa. L'altro che so di avere, come moltissime persone, perché penso sia quello più diffuso, è quello della verifica, il TOC della verifica, cioè quello che nello spettacolo ha Simonetta Guarino, che è Maria,
di verificare. Io in questo caso mi abbasso, ecco. di verificare di avere le chiavi dentro la borsa, controllare di aver chiuso il gas, queste cose. Molto diffuso questo. Questo è molto diffuso. Colpisce tutti. Questo sale di casa e poi rientra perché deve controllare di aver chiuso la finestra. Io, per esempio, il fatto di avere sicuramente spento tutti i fornelli prima di uscire, quello è la mia ossessione, per cui torno veramente indietro. Però se vi può tranquillizzare, è un TOC che si può superare molto più facilmente degli altri. Rispetto a quello di bianco. Se invece ci si dimentica, però salta in aria la casa. Quindi magari è meglio anche tornare o discendere. Se ha qualche dubbio, potrebbe anche essere. Invece, non ho assolutamente quello di contare. Proprio quello. Cosa che vicino mi porto. Però scopriamo veramente, Giorgio, come siano tantissimi. Tra l'altro volevo ricordare anche gli altri gli tre talk degli altri personaggi, che sono Fiona Dovo, che è quella che ripete due volte sempre tutte la stessa cosa, quindi la ripete due volte. Manuel Signorelli non cammina sulle linee, quindi sulle righe, quindi lui deve saltare da un posto all'altro perché il pavimento ha proprio delle righe, quindi deve stare attento di non toccarle. E poi in ultimo abbiamo, non ha un TOC, però la segretaria del dottore, che è Valentina Gabriele, che lei cerca di tenerci tranquilli in attesa di questo dottore. È misteriosa, l'assistente, mai. Potrebbe avere anche, tutti lei TOC. Non lo diciamo, se mai questo medico arriverà, perché questo è un po' problema. Aspettando Godot, questa volta aspettando lo psichiatra che arrivi e magari invece... Lo spettacolo prenderà altre vie. Bene, quindi il regista è Silvio Eraldi, ricordiamo anche assolutamente lui. Assolutamente sì, assolutamente sì. E quindi non resta che augurarvi un in bocca al lupo da qui a domenica per la tappa torinese e ricordiamo a Santena dal 28 di marzo. Grazie a Miriam Mesturino, ad Alessandro Marrapodi e a Giorgio Grazie Caprile. Grazie a voi.